Sì, abbiamo approvato questa risoluzione successiva all'indagine conoscitiva sul metodo Stamina, siamo stati impegnati quasi 7 mesi in commissione, però il risultato è stato sicuramente egregio ed è servito davvero a capire che Regione Lombardia non solo non ha sbagliato nulla in una vicenda così complessa, così chiamiamola forzata dal punto di vista mediatico e anche da parte della magistratura, anzi Regione Lombardia ha tenuto sempre la barra dritta e ha subito tutta una serie di interferenze che hanno addirittura screditato o tentato di screditare alcune delle nostre strutture tipo gli ospedali civili di Brescia. In realtà gli inadempienti sono altri, stiamo ancora aspettando che il ministro, con ormai giunto al terzo comitato di esperti, ci dica davvero se questa metodica può essere o non essere scientificamente valida. Avrei qualcosa da dire sull'operato di AIFA che prima lancia questa sperimentazione addirittura attraverso la parte operativa di una legge nazionale e poi inspiegabilmente a metà la interrompe. Per finire davvero sull'operato di alcune procure che obbligavano le infusioni a questi pazienti, in qualche caso veramente senza capo né coda. Ricordo solo un paio di queste procure, una in maniera paradossale obbliga ad infondere a un determinato paziente cellule presenti in banca. Vorrei chiarire che questo significa come obbligare un medico a infondere il sangue A positivo a un paziente B negativo. Siamo veramente alla follia. Di un'altra procura che giudica come procura ordinaria illecita una legge dello Stato. Quindi abbiamo vissuto veramente di tutto, ma orgogliosamente come Presidente della Terza Commissione devo dire che per l'ennesima volta Regione Lombardia non solo ha fatto tutto bene, ma ha fatto di più e siamo più che giustificati ad avere chiesto al Ministero il rimborso delle spese, soprattutto legali, oltre 1 milione di euro, utilizzate, tolte all'assistenza dei nostri cittadini per difenderci dal punto di vista legale.